Oggi parliamo di Marco Columbro, una figura iconica della televisione italiana che ha recentemente condiviso con grande emozione la sua esperienza personale dopo aver affrontato un momento davvero difficile. Prima di svelare questa nuova notizia, ci teniamo a chiedere il vostro supporto. Semplicemente cliccate sul tasto iscriviti e lasciate un mi piace al video. Marco Columbro, celebre volto della televisione, ha ripercorso la sua carriera in una toccante intervista a Repubblica, rivelando il dramma che ha segnato la sua vita, un ictus che ha interrotto bruscamente la sua ascesa professionale. Con parole sincere e profonde, Columbro ha raccontato quei terribili momenti, rivelando che, dopo l'ictus, il telefono ha smesso di squillare. Nessuno l'ha più chiamato per offrirgli nuove opportunità di lavoro, lasciandolo con un senso di amarezza e sconforto. Durante l'intervista, Columbro ha parlato anche di Silvio Berlusconi, definendolo un uomo visionario e incredibilmente generoso, capace di affascinare chiunque con il suo carisma. Ha descritto Berlusconi come una persona empatica e alla mano, capace di comprendere a fondo l'animo umano. Oggi, Marco Columbro non è più presente sul piccolo schermo, ma non ha perso la speranza di tornare a far parte del mondo televisivo. Con una punta di nostalgia, ha espresso il desiderio di essere nuovamente considerato per nuove sfide professionali. La televisione italiana ha bisogno di personalità autentiche come la sua, e chissà che questa intervista non possa aprirgli nuove porte. E voi? Cosa ne pensate? Lasciateci un commento e fateci sapere la vostra opinione. Non dimenticate di iscrivervi al canale e di attivare la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sui prossimi video e news.